Italia in cabina di regia con Brian Arrow e Marcus Sotto. Quindi si siede Brandon Pitts in panchina, scusatemi, si siede Dalton in panchina per Brian Arrow, che va subito a rubare il pallone a Edgar Sosa. Pesano a quindi il primo attacco di questo match. Brandon Pitts serve Brian Arrow, che vuole il blocco di Lenny Nonoko, che prova a buttarsi dentro, però lo stesso numero 55 prova il movimento da cameriere, si appoggia al tabellone, la spalla, il rimbalzo è di Josh Kostic, che prova a far attivare Edgar Sosa, che rischia di perdere il pallone. Ora la palla per Mitchell Watt, che ci pensa su un attimo, prova il tiro da tre punti, fuori ritmo, primo minuto un po' da dimenticare per Caserta. Caserta si deve abituare a questo orario, credo che Pesaro sia leggermente più pronta perché ne ha giocate già due a mezzogiorno. Ora palla è per Zeno Jones, il vero spauracchio di questa Pesaro, che riesce e va sullo 0-2, quindi americano, naturalizzato ungherese, attacca una penalità casetta per Kostic, che prova a buttarsi dentro, viene stoppato però da Landry Nopo. Adesso Pesaro prova ad andare in contropiede con Brandon Pitts, poi la passa fuori ancora per Zeno Jones, soltanto il centro, c'è il rimbalzo di Nopo, che ingancio, partita per giocare a quest'ora, speriamo lo prenda primo possibile. Ecco Pitts per Caserta, quando si è in difficoltà si va dal numero 50, che deve farsi perdonare la prestazione opaca e in attacco di settimana scorsa contro Torino. Ora la palla gira per Pesaro con Iasaitis, poi ancora Nopo, che in quella posizione in offensivo serve Brian Arrow, solo 3 secondi sul cronometro, serve Jones in angolo da 3 punti, è un cross il suo, c'è il rimbalzo di Victor Gadefors che passa il pallone a Edgar Sosa, che vuole andarci calmo adesso. Ricordiamo Sosa con 34 punti di meta nelle ultime tre. Palla per Mitchell Watt, che si gira verso il lato centrale del campo, prova il suo movimento in gancio, soltanto il primo ferro. Palla ancora per Pesaro con Brian Arrow, che ormai ha scalzato Marcus Thornton nelle rotazioni di Pesaro. La palla viaggia ancora con Brandon Pitts, che prova a buttarsi dentro, riesce a servire Nonoko sotto, però combina un pasticcio al numero 35, va a avviare il contropiede di Sosa, che viene sbagliato dal numero 4. Poi c'è Putner che prende il rimbalzo, ci prova a 3 punti, secondo ferro. Pesaro ora può ripartire, Sosa ha buttato un'occasione per riportarsi sul 4 pari, sfortunato in quel caso, è arrivato in più caso, è un orario che ancora porta problematiche. Intanto Watt combatte in difesa contro Jones, che si lamenta della mano del numero 50, però Caserta ha recuperato il pallone, la palla è per Edgar Sosa, sfrutta il blocco di Watt, si butta dentro il numero 4, scarica per Putney, ancora la palla per Josh Bossi, che ci prova da 3 punti, la palla schizza sul ferro, attacchi un po' bloccati in questi primi minuti. Sì, mani freddissime per Caserta, adesso c'è fallo di Gardefors, battuto su close out. Sono più pronti perché hanno già giocato due volte a mezzogiorno. Già giocato due volte a mezzogiorno, ma anche Pesaro non sta attaccando per il meglio, solo 4 punti in 3 minuti e mezzo. Ora Brandon Pitts che blocca il palleggio, serve Brian Arrow in angolo, che però viene bloccato da Bostic, la palla è per Iasaitis e c'è l'infrazione di Mense, cugino del giocatore NBA Luke Mbamute. Ora la palla è per Caserta con Sosa che serve Bostic, vuole sfruttare il blocco Bostic, serve Watt dai 5 metri, palla sul ferro ancora, quindi c'è il rimbalzo di Pesaro con Brandon Pitts che vuole il blocco di Nogo, c'è lo show difensivo da parte di Mitchell Watt al sottoritmo in attacco. Si sta prendendo comunque dei tiri abbastanza puliti, però non li sta mettendo. Prima o poi dovranno entrare questi primici. Prova Putney, altro ferro però per il numero 12. Caserta non riesce a far entrare la palla in quel maledetto canestro. C'è la rubata però di Rafael Putney, che si mette sulla linea di passaggio e quindi a segnare i primi 2 punti della sua partita. Ora è subito in difesa su Jerrod Jones, che vuole attaccarlo in palleggio, c'è il fallo del numero di falli, li gradisce perché capisce che il giocatore è aggressivo in difesa. È il primo fallo per Rafael Putney. Intanto c'è stata una sostituzione nelle fila di Pesaro, entra Brian Arrow che viene stoppato da Mitchell Watt, fa ripartire il contropiede con Victor Gadefors, che però aspetta il movimento dei compagni. Ora la palla è per Edgar Sosa, che ha di fronte Cerone, prova a servire Mitchell Watt, che però non aspettava punteggi bassi finora. La palla però in questo momento circola per la Juve, Edgar Sosa ci prova da 3 punti, secondo ferro anche per lui, però c'è Putney che riesce a rubare un altro, doveva essere preda del
dei difensori di consono, diciamo, una partita di pallacanestro. Ricordiamo che Putney finora, questo è il terzo errore dalla lunetta in tutto il campionato, ed arriva anche il quarto, 0 su 2, che per lui non è usuale, visto che arrivava a questa partita con un 15 su 17 ai tiri liberi. Ora Pesaro prova il gioco alto-basso per Lendinol e per Caserta con Edgar Sosa, si schiera uomo la difesa di Pesaro. Sosa serve Bossi che prova a attaccare il ferro, poi serve Mitchell Watt, adesso la palla è per Putney che vorrebbe l'uno contro uno contro Jones, invece vuole servire Watt che ci prova da fuori per Caserta, la firma è di Mitchell Watt per il 7-6 dei bianconeri. Intanto c'è un'altra rubata, la terza di questo quarto, e Raphael Putney che va con le sue braccia lunghissime, una schiacciata alla Space Jam, ha allungato il suo braccio come se fosse Michael Jordan nell'ultima azione contro i Monsters, e quindi arriva il 9-6 per Caserta. Pesaro che adesso prova ad attaccare con Ceron, deve fermare il palleggio, rischia di perdere un altro pallone, però l'assetto Pesaro e la perde. La Juve riesce quasi sempre a vincere, quando le palle perse sono meno di 15 per i bianconeri la vittoria è praticamente assicurata. Ora palla per Mitchell Watt, mentre è ripreso il gioco Edgar Sosa vuole attaccare, poi riesce a servire Mitchell, 7 punti per il numero 50, e quindi ha già superato la prova opaca di Torino. Ora Pesaro prova a mettere in moto gli Asaitis, c'è Watt su di lui, ora c'è il mismatch per Landry Nogu che non viene sfruttato, sono 6 secondi ora per l'attacco pesarese, ci prova con Jero Jones, c'è il rimbalzo, comunque i suoi falli. Pesaro adesso riparte con la palla per Ryan Arrow, il vero generale in campo. Ora Ceron che serve gli Asaitis, pensa al tiro da 3 punti, serve di nuovo Noko che è davanti a Mitchell Watt, riesce a difendere perfettamente su di lui. Noko infatti prova il gancio, non riesce ad arrivare nemmeno al ferro. La palla è per Bostic che riesce a servire ancora Watt che scommette in frazione di palle, di passi media, ma ancora è inesperto di campionati europei. Sì, sicuramente è un giocatore che deve fare esperienza e la sta facendo a peso. Tant'è vero che Pesaro gli ha voluto far firmare un contratto di ducatura sullo stesso Thornton, c'è il cambio con Sosa che va sulle sue tracce. Thornton vuole l'uno contro uno, poi serve Noko, poi Asaitis, ora Jaron Jones, la palla viaggia sul perimetro per Pesaro. Ceron prova la penetrazione, serve gli Asaitis che ci prova dai 5 metri, pallone cortissimo. Caserta può partire in contropiede, tanti palloni sporcati da parte della difesa casertana. Edgar Sosa vuole ragionarci su uno contro uno di Putney che vuole il tiro da 3 punti, è lungo però, va sul secondo ferro. Questa partita è il proprio vantaggio. Intanto continua la partita a scacchi dei cambi, entra Cinciarini per Caserta, invece c'è Donata Zavakas sotto le planche per Pesaro. Ora Thornton che sfrutta il blocco di Jones e viene servito, vuole andare in uno contro uno, si appoggia al tabellone, sbaglia il tiro, l'11-8 in questo momento le difese stanno avendo la meglio sugli attacchi. Ora la palla è per Marco Giuri che vuole l'uno contro uno, poi serve Mitchell Watt e pensa al tiro, serve di nuovo Marco Giuri che poi ha un eccesso di... C'era la possibilità di chiudere con un po' più di vantaggio. Questo minuto è fondamentale. Si sta sprecando il lavoro difensivo che si è fatto. Intanto va ad appoggiare solo Soletto in area. La palla è di nuovo per Caserta con Sosa che vuole provare a mettersi in ritmo. Viene raddoppiato però, prova il tiro dai 4 metri. Si lamenta con l'arbitro. Il pallone va a schizzare sul ferro. Palla per Pesaro ora con Thornton che serve Jones. C'è l'infrazione di passi. Si trova ancora a meno 1. La stessa Pesaro ora cerca di alzare la difesa con Cinciarini. Ora che riesce a ricevere in end-up da Putney, riesce a dare in penetrazione. Si appoggia al tabellone, sbaglia il tiro. Ci riprova. 13-10. Marcus Thornton ora vuole il gioco per Asaitis che riesce a ricevere in angolo, un tiro facilissimo per lui ma viene sbagliato. Caserta, ma nella sostanza lui è stato sempre Caserta. Intanto è ripartita la gara tra Caserta e Pesaro con Edgar Sosa che vuole servire Mitchell Watt, la palla è per Giuri ora che ha davanti il Noko, serve Gardevoir sul lato debole che si appoggia al ferro, sbaglia la conclusione, per almeno la prima conclusione presa da Gardevoir in questa partita, più propositivo il numero 15, speriamo che possa essere in questo modo. Palla ora per Pesaro con Ryan Arrow che aspetta il taglio di Fields che riceve, la palla è sul lato sinistro del campo, ora la palla è per Jared Jones che vuole l'uno contro uno con Putney, questo terzo parziale potremmo dire una non difesa di Putney. Ora Edgar Sosa
che vuole il blocco di Watt, serve sul lato debole Putney che batte lo stesso Jones per Caserta, con Putney che riceve proprio in questo momento Marco Giuri, ora sfrutta il blocco di Watt, la palla ora circola e rischia di essere persa da parte di Caserta. Putney prova a battere nuovamente Jones, poi riesce a... I lunghi avversari diventa un po' complicato difendere. Il tiro di Putney 0 su 3 addirittura per Rafael Putney, cosa che è praticamente quasi inesistente in queste prime 11 giornate di campionato. Si resta quindi sul 38 pari con Ryan Arrow col pallone, c'è Giuri alle sue costole, la difesa, l'attacco di Pesaro però ristagna in questo momento, un passazza fermo con Pils che vuole servire Jones, che può sfruttare uno contro uno con Gardefors, non lo sfrutta, però spalle a canestro, preferisce il tiro a 6 metri, Putney però vola a schiacciare, ma c'è il ferro ad tra le top 10, numero 1 molto probabilmente, non vogliamo essere onesti. Palla ora per Pesaro con Yasaitis che si è visto poco nel primo tempo, palla per Arrow che vuole l'uno contro uno con Putney che tiene benissimo però contro il numero 55, poi perde il pallone Pesaro, Caserta può ripartire, Edgar Sosa però vuole ragionarci su, serve in angolo Marco Giuri che ci prova da 3 punti su 13, adesso per la Juve che però mette il naso avanti sul 41-38, palla per Pesaro ora con Pils che vuole l'uno contro uno, c'è l'ottimo raddoppio da parte Casertano, meglio da 3 punti in questo momento. Palla ora per Pesaro con Pils che vuole l'uno contro uno contro Watt, riesce a batterlo e con una rimane attaccata al match sul meno uno. Edgar Sosa ora serve Watt che intelligentemente serve lo stesso Giuri che però sbaglia un rigore in movimento, si resta sul più uno, quindi era ottimo il passaggio di Mitchell Watt che aveva visto il taglio del capitano. Palla ora per Pesaro, si vuole far perdonare palla. Non si deve perdere nei cambi difensivi perché spesso Pesaro è bravo a punire i mismatch. Ora Yasaitis col pallone, adesso per Jones che vorrebbe cercare un uno contro uno, sono 6 secondi per l'attacco pesarese. Harrow riesce a servire in angolo Brandon Fields, il numero 3, lui che tira col 18% in questo campionato finora, riesce a segnare al suo primo tentativo da dietro l'arco. Marco Giuri ora fa viaggiare il pallone, la palla è per Edgar Sosa che riesce a battere Rai tutti i suoi, break di 5-0 firmato esclusivamente Brandon Fields. Sì, che ha pescato anche un jolly non facilissimo. Ora Sosa serve in angolo Gardefors, batte in palleggio Yasaitis, poi non se la sente di tirare, serve Sosa in equilibrio precario. Ora questa è una difesa importante per Caserta. Si resta uomo con Caserta, la palla ancora per Brandon Pils che battezza, che viene battezzato da Putney, sbaglia questa volta, un tiro ben più semplice rispetto a prima. Marco Giuri prova a andarsene in contropiede, poi serve Sosa. Ripetiamo, è difficile poterlo vedere in campo, ma Caserta è avanti sul 47-43 con Sosa che riesce a rubare il pallone e va a schiacciare. Massimo vantaggio per i bianconeri sul più 6 adesso. Pesaro adesso deve uscire dal momento di difficoltà, palla per Yasaitis, il palamaggio si è acceso adesso, Jones serve sotto il loco ma un'altra palla recuperata da parte di Caserta, grande forza va in contropiede, si ferma sulla linea del tiro libero e compensazione di passi. Sì, di secondi in più. Chissà cosa avrà pensato Coccio dell'Agnello, l'abbiamo visto calmo ma avrà pensato degli improperi in toscano. Ora Pils che vuole attivare Yasaitis, palla per Jones adesso, ancora prendo Pils che vuole l'uno contro uno con Sosa, viene fermato dal numero 4, la palla è sotto per Noco che sbaglia il gancio, c'è il rimbalzo di Edgar Sosa, siamo a metà del terzo parziale con Caserta che ha la possibilità di allungare, di aumentare la forbice. Edgar Sosa prova la penetrazione, serve Putney che 43. Sosa time, canestri assist a Gogo. Ora Thornton che ha l'uno contro uno con Gardefors, palla per Yasaitis, poi viene servito sotto Jones, ma c'è il fallo in precedenza dove potrebbe anche gestire meglio l'aggressività. Ora c'è quindi rimessa dal fondo per Pesaro con Yasaitis che serve Thornton, c'è Gardefors sulle sue tracce, riesce a batterlo Thornton, la palla è fuori per Jarro Jones che segna la triple, si resta sul più 6, chiude quindi la voragine Pesaro che va a zona adesso, zona fronte pari per la squadra di Bucchi che vorrà essere battuta da Sosa col tiro da 3 punti, solo secondo ferro ora, quindi
Pesaro ha nuovamente il pallone in attacco, con Thornton che pensa per un attimo al tiro, che si appoggia 5 su 15, anzi 5 su 16, visto l'errore prima di Edgar Sosa. Ora la palla è proprio per la Juve con lo stesso Sosa che serve Giuri, che pensa al tiro da tre punti, c'è solo il ferro, però c'è il rimbalzo da parte di Jones, intanto è esploso un qualcosa dietro di noi e ha rimbombato nelle nostre orecchie. Palla per Thornton che ha di fronte Marco Giuri, aspetta che l'attacco pesarese si muova, la palla ora è per Fils che aspetta gli Asaitis che riceve sulla destra del campo, ora ricevendo quasi palla persa da parte di Pesaro, Casetta non attenta in questo caso, Fils forse si aiuta col braccio, sbaglia la conclusione, c'è il rimbalzo da parte di Onecciz con Marco Giuri che può provare l'uno contro uno, poi vuole servire Watt, ora Cinciarini, ancora Cinz che vuole l'uno contro uno, serve Sosa che ci prova da tre punti, solo Ferro anche per la conclusione, tornano a raffreddarsi quindi le mani casertane. Thornton vuole l'uno contro uno, si arresta dai 4 vicini. Allegredo di 7-0 di Pesaro, e contro questa difesa Caserta si è imballata. La zona di Pesaro sta facendo male, intanto arriva anche un'altra palla persa da parte di Caserta. Gassaitis ora viene servito in angolo Kills, poi la palla è per Johnson. Buon gioco sotto canestro per Caserta, contro Black di 9-0, quindi per Pesaro che passa in vantaggio. Ora Caserta deve trovare un modo per poter battere la difesa. Ci ha messo una pezza. Primo squillo da parte di Daniele Cinciarini in questa partita che sta 5-52. Palla per Thornton ora, che aspetta il movimento di Fils che riceve adesso. Ora Yassaitis che vuole il tiro, però preferisce andare in uno contro uno. Si arresta dai 4 metri. 4. Primi punti di Yassaitis. Ancora la difesa zona pesarese. Con Sosa che riceve sul lato sinistro del campo, palla per Cinciarini ora, vorrebbe ricevere Watt che però è coperto da Noco, ora palla per Sosa che viene, che prova ad andare in meditazione, in controtempo. Adesso Caserta deve cercare di mantenere in difesa. 5-7, 5-4 ora per Caserta. Marcus Thornton che aspetta ancora i compagni, vuole l'uno contro uno contro Giuri, si arresta dai 4 metri, prova una magia, non ci riesce, rimbalzo di Marco Giuri, Caserta può partire in contropiede, quasi perde palla il capitano, ma riesce a salvarsi in calcio d'angolo, palla per Sosa che serve Onecciso, una finta, prova ad andare sotto canestro, poi vuole servire Ciccio, 32, si resta sul più 3 adesso, con 55 secondi da giocare, palla per Yassaitis, poi di nuovo prendo Spins. C'è lo show difensivo da parte di quota 22. Intanto però Caserta torna sul 4. 6-9, 6-5 con 6-25 da giocare. Parro aspetta ancora che si muovano i compagni. Ci prova da tre punti. Palla sul ferro, si combatte al rimbalzo. Ne esce vincitore Zavacas. Palla ancora per Pesaro quindi. C'è l'accoppiamento di Putney su Arro. Poi ancora palla per Thornton, poi sotto canestro per Jones che vuole l'uno contro uno con Watt, riesce a tenere bene il numero 50, il rimbalzo di Marco Giuri che vuole spingere la mezza transizione, palla per Putri che compie l'infrazione di... Vabbè, si rimane sul più 4. Ora Pesaro, ancora il pallone con Thornton, vuole l'uno contro uno con Watt, ancora questo cambio sulla zona centrale di campo. Palla per Arrow che serve, sta avendo molte difficoltà con accoppiamenti contro i lunghi in questi cambi di gioco. Intanto Thornton ci prova da... Ora Edgar Sosa che vuole andare in uno contro uno, quasi pesta la riga di fondo. Ancora il pallone, il numero 4 vuole fare tutto da solo e serve Marco Giuri sulla linea per Dio allontanare Pesaro. Ancora uomo per Caserta con Thornton. Questo cambio centrale che sta creando tanti problemi, un Watt costretto, gli hanno dato due tiri liberi per cambiare sui blocchi perché si stanno incontrando molte difficoltà proprio su questi cambi. Ancora il numero 21 in lunetta che segna, che si è aggrappata a questa partita, ancora infatti zona, ancora zona da parte Watt, riesce a prendere un tiro che non era neanche male, però c'era anche il taglio di Gardefors e non è riuscito a essere concretizzato. Ora Thornton che sta cercando di fare il diavolo a 4, c'è il rimbalzo da 2, ora Caserta è in difficoltà, palla per Sosa che vuole l'uno contro uno, servito sotto canestro Watt che sbaglia la conclusione dai 3 metri. Ora c'è bisogno di
tornare a difendere Victor Gadefors. È proprio su Yasaitis, ancora Thornton che sta facendo il mio 1-4 adesso. Yasaitis serve sotto Zero Jones, poi di nuovo Thornton che pensa al tiro, 5 secondi sul cronometro, ora 3-2, ci prova da 3 punti, ancora Thornton, palla sul ferro, rimbalzo di Mitchell-Watt, c'è il fallo. Meno di sempre in zona per Pisa. Palla però per Sosa che vuole attaccare il ferro, si ferma dai 4 metri, ci prova, palla sul ferro e c'è il fallo di Mitchell-Watt. Sbaglia il primo. Adesso sta rivelando uno dei migliori lunghi del campionato, 1 per Caserta. Questa difesa zona sta facendo malissimo all'attacco casertano. Edgar Sosa vuole mettersi in proprio, poi serve Gadefors in angolo, ancora Marco Giuri che vuole andare sotto per Watt, che però non riesce a tenere il controllo del pallone. Altra palla per giocare con Ryan Arrow con il pallone, palla per Zavakas, poi Thornton, ancora c'è Gadefors. Caserta non deve prendere canestro, c'è Gadefors ora sulle tracce di Thornton per evitare questo cambio sistematico. Ancora, però ora c'è il cambio con Gadefors sulle tracce di Jones che riesce a ricevere, c'è l'errore da parte del 21 e però prende il rimbalzo, c'è il fallo. Però solo 3 minuti, inizia a scarseggiare il tempo per Caserta che si è fermata in attacco esclusivamente dal lungo americano di passaporto ungherese. 2-2 per quello che doveva fare Caserta, l'ha fatto Pisa. Sempre difesa zona. Entrati negli ultimi 3 minuti, Edgar Sosa ora è davanti Yasaitis, non si muove l'attacco casertano, però adesso Marco Giuri che vuole il movimento di Cinciarini, ci prova da 3 punti. Ci vuole la difesa ora. Adesso ci vuole difesa. Ora ci vuole difesa. Ancora lo stesso schema da parte di Pesaro con Thornton che riceve. La pallone in angolo per Ryan Arrow. C'è Putney sulle sue tracce. Vuole l'uno contro uno. Putney riesce a tenere la palla, poi scivola in angolo per Yasaitis. Quando le palle pesano più di tutte, allora Putri che pensa al momento al tiro. Mancano solo 2 minuti, però ancora Cinciarini che pensa anche lui al tiro. Solo 10 secondi per l'attacco casertano che vuole l'uno contro uno. C'è il pale, ora segnare almeno 2 punti per potersi tenere in gara. Edgar Sosa sfrutta il blocco di Watt che riceve in qualche modo, poi c'è la pace che riceve in questo momento. C'è il movimento, riceve Cinciarini, attacco vitale ora per Caserta con Sosa che riceve sulla Caserta attacca senza ritmo, si combatte intanto sotto canestro tra Zavakas e Watt. Cinciarini col passaggio che viene sporcato, solo 2 secondi, palla persa. Ora da bruttissimo Caserta. Questa è la difesa che vale la partita, questa difesa può valere la partita con Ryan Arrow. Riceve Yasaitis, quello sinistro ancora fascia centrale, riceve Thornton, palla per Zavakas che riesce a far circolare il pallone, ancora Yasaitis rubare 2 possessi, palla per Sosa ora col tempo che corre, prova a battere il raddoppio, c'è il fallo sul numero 4. Dobbiamo recuperare 2 possessi, segna il primo libero, 2-2 sulle tracce di Thornton. Ancora il numero 8 che riesce a superare il centrocampo, vorrà giocare ovviamente Pesaro al limite dei 24 secondi adesso con Zavakas che riceve, palla per Ryan Arrow che vuole uno contro uno, prova la lacrima, c'è il rimbalzo da parte, c'è la stoppata e il rimbalzo da parte di Putney. Caserta ora vuole accelerare, palla per Sosa che pensa al tiro da 3 punti, lo prende solo, primo ferro però, quindi il rimbalzo per Arrow. E sono solo 46 ore i secondi da giocare, con 5 punti da recuperare per Caserta. Diventa difficilissimo adesso. Ryan Arrow va fino in fondo, alza la parabola, sbaglia, nuova possibilità di Caserta per riaccorciare. Giuri, serve Sosa che vuole l'uno contro uno, prova a battere Jones in qualche modo, forse in frazione di passi, ma riesce a segnare. Ora Caserta deve cercare di rubare il pallone con Arrow che... C'è il fallo però di Mitchell-Watt su Brindisi. Ora Marcus Thornton in lunetta segna il primo, che non aveva fatto benissimo finora, proprio oggi si è svegliato. Ora Caserta deve attaccare velocemente con Sosa che prova ad andare in uno contro uno, c'è il fallo però non ragione, c'è Edgar Sosa in lunetta.
che sbaglia il primo tiro. Bene, non ha portato per nulla bene l'orario a mezzogiorno. 1-2, si è spento completamente, tanti palloni persi. La partita numero 50 nei momenti decisivi della gara. Riceve ora Giano Jones, c'è il pallo speso di Putney. Rapidissimo, si è da tre, meglio ancora, e poi fare di nuovo fallo. Segna il per Pesaro sul 79-84. 2-2, 3-8-5, 6 punti da recuperare. Riceve Cinciarini, corre il cronometro con 15 secondi, ci prova Putney, da 3 punti, solo secondo ferro, ancora Cinciarini prende rimbalzo, forse subisce fallo, ci prova ora Sosa, ancora la 3 per la tripla, però sono solo 5 i secondi a disposizione, ci vorrebbe un miracolo adesso con Thornton che subisce fallo. Dovrà più caldo per poter distrarre il numero 8, che comunque tira col 70% di libero, anche se prima si è dimostrato una chimera per la difesa di Caserta, con l'asse play pivot tra lui e Jaro Jones, 2 sui punti per Pesaro, con Sosa che ci prova da 3 punti, finisce qui sull'82 a 8.